attraversato la storia di questo paese. Ho insegnato ai giovani a divertirsi con i loro padri, ma non sono solo un gioco. Da 120 anni sono una disciplina che accende la passione negli occhi di chi mi frequenta, anche quando la fronte racconta una vita di fatica e di lotta incessante. Raffa, volo, petanca, beach e boccia paralimpica sono la declinazione di un solo valore che accoglie sportivi e agonisti nella conquista del boccino in una competizione dal sapore antico di merito e amicizia. Non conosco moda, ma tesso l'intero stivale avvicinando metropoli a municipi. Ho solo una certezza: finché l'uomo vorrà gioire insieme, le mie bocce continueranno a rotolare, colpirsi, allontanarsi come i pianeti di questo universo. Così, da 10.000 anni fino alla fine del mondo. Chi non ha mai giocato a bocce, in spiaggia o con gli amici? Chi non si è mai soffermato, anche per pochi istanti, ad osservare sotto il sole cocente d'estate i vacanzieri impegnati in una partita? Poi, tornati alla vita di tutti i giorni, magari abbiamo pensato che tutto finisse lì. Che le bocce fossero, nell'immaginario collettivo, uno svago per anziani, impegnati per qualche ora in una piazza o in un centro sociale. Un pallino, le bocce e magari un bicchiere di vino. Le bocce non sono tutto questo. Innanzitutto c'è una federazione sportiva affiliata al CONI che racchiude al suo interno diverse specialità. Volo è una disciplina praticata principalmente nel nord Italia con l'utilizzo di bocce metalliche. Raffa si gioca su gran parte del territorio nazionale con l'impiego di sfere di materiale sintetico. Petanque è il gioco più praticato al mondo, con meno regole e pertanto apparentemente più semplice. In Italia si gioca principalmente in Piemonte e Liguria. Attività paralimpica. È composta da più settori che danno la possibilità di gioco a gran parte delle persone affette da disabilità. Di queste, la boccia è la specialità regina ed è anche quella che al momento fa parte degli sport che hanno accesso alle Paralimpiadi. Un pallino, le bocce e un campo di gioco. Questi sono gli elementi fondamentali per iniziare la nostra avventura. Le immagini che vediamo si riferiscono alla specialità volo. Come tutti sappiamo, lo scopo del gioco è quello di avvicinare al pallino le proprie bocce per conquistare il punto. Il punto si può difendere in due modi: accostando, cercando di avvicinarsi ulteriormente al pallino, oppure eseguendo il gesto tecnico della bocciata per allontanare la boccia avversaria. Al termine di ogni giocata si conteranno i punti conquistati, che permetteranno mano a mano di vincere l'incontro. Oltre alle partite classiche che abbiamo brevemente descritto, la specialità del volo è anche caratterizzata da tre prove tecniche di precisione. Si tratta del tiro di precisione, disputato anche in raffa e petanque. Lo scopo del gioco è quello di colpire il bersaglio di colore bianco senza spostare eventuali ostacoli di colore rosso. Tiro progressivo e staffetta, specialità rivolte ai giovani che oltre alla precisione richiedono anche corsa e resistenza. Gli atleti, impegnati in prove da 5 minuti, devono colpire il maggior numero di bersagli. È proprio questa ultima prova che attrae maggiormente i giovani, dinamica, spettacolare e avvincente.
Passiamo ora a vedere alcune immagini della specialità raffa, giocata su corsie perfettamente lisce e con assi laterali. È caratterizzata da regole diverse dal volo, che la rendono più dinamica e veloce. Anche in questa specialità viene disputato il tiro di precisione, che come concetto è simile al volo, con l'unica variante che questa volta sono i bersagli rossi quelli da colpire, evitando di smuovere quelli di colore bianco. Ed eccoci alla pétanque. Rispetto a volo e raffa, è una disciplina giocata su campi molto corti e con terreni non perfettamente lisci. Anzi, molte volte presentano sabbia grossolana o ghiaietto, che rendono più difficoltose le giocate. Un elemento che caratterizza questa specialità è il cerchio, entro il quale ogni atleta deve porre i piedi per poter tirare le proprie bocce. Anche qui troviamo il tiro di precisione, con alcune varianti, come ad esempio il materiale e il colore dei bersagli. Lo scopo del gioco, tuttavia, rimane inalterato. Attorno a queste specialità gravita tutto il mondo boccistico, maschile e femminile e giovanile, con competizioni che dal livello provinciale si elevano fino a manifestazioni internazionali, dove i campionati del mondo ne sono la massima espressione. Trovare dei giovani che abbiano voglia di fare di loro primo Achito così di venire è difficile, però io li inviterei a vedere qualche giornata di campionato, li inviterei a vedere un attimino quando facciamo noi questi stage, questi master, come siamo comunque tutte unite e come è un ambiente giovane, non fatto di ottantenni e novantenni come lo stereotipo del mondo delle bocce. Ho cominciato a 7 anni perché la mia società attuale, la Marenese, ha fatto una scuola bocce nelle mie elementari e da lì non ho mai smesso. Ho iniziato a giocare a bocce all'età di 9 anni perché mio nonno mi ha convinta e da quando gioco insomma mi sono completamente innamorata di questo sport. In realtà io ho iniziato per caso perché a scuola ci hanno portato i volantini con tutti gli sport che c'erano nel mio territorio e non conoscevo nessuno e mi sono appassionata così giocando e vedendo gli altri bambini, visto che eravamo un bel gruppo. E poi sono molto competitiva, c'era anche mio fratello e volevo batterlo. Un fattore bello del nostro sport è che siamo tutti amici, che sia Veneto, che sia Liguria, Piemonte, siamo tutti amici e quindi è bello anche per quello, perché ti crei le amicizie e la condivisione, oltre che lo sport che io adoro, quindi questo. Tutti lo pensano come uno sport solo per vecchi, per anziani, invece se si pensa c'ha molta le bocce ti fa avere una buona coordinazione, una buona concentrazione, stare calmi, quindi potrebbe essere uno sport tranquillo, diciamo. Ci sono un sacco di miei compagni che quando io ho detto che giocavo a bocce mi dicevano sempre ma è un gioco per vecchi oppure un gioco per ragazzi, però io non ho mai pensato questo perché comunque è uno sport come tutti gli altri, insomma. C'è sempre l'ansia che sbagli e gli altri ti possono criticare, però quando colpisci è una sensazione che non hai mai provato e provi una felicità assurda. Innanzitutto tensione, perché se la fai giusta la prendi e fai bene, e se la fai male magari del punto agli altri è difficile. Poi quando magari la fai giusta ti senti liberato proprio da un'oppressione che non ti potevi togliere, e invece quando la fai male sei triste e basta. Venite a provare che questo sport, anche se è impegnativo, ti dà molte soddisfazioni. Vi aspettiamo, venite a giocare con noi! Venite a giocare con noi! We'll be right back.
Thank you.